81 nuove automobili con apparati radio di altissima tecnologia sono da oggi in dotazione alla Polizia Locale di Napoli, che potenzia così il servizio di controllo e supervisione del territorio. Si tratta di un sistema radiomobile completo a noleggio per 30 mesi che, oltre a migliorare le comunicazioni con la centrale operativa, consente la registrazione e il riascolto delle chiamate e la riproduzione dei dati per la geolocalizzazione dei terminali mobili. È un investimento in nuove tecnologie del quale dobbiamo essere orgoglioso e soprattutto vuol dire anche dal punto di vista degli agenti essere più sicuri attraverso la possibilità di comunicare con le radio e, per quanto riguarda invece il parco auto, la possibilità di essere più veloci, in grado di dare delle risposte più efficaci. E quindi oggi è una giornata nella quale dobbiamo ringraziare tutta la struttura del comando della Polizia Locale che ci ha creduto, noi la grande volontà di destinare le risorse necessarie e soprattutto il messaggio che voglio mandare oggi è che investire in strumenti operativi per il corpo della Polizia Locale della città di Napoli, il nostro corpo celeste, vuol dire riuscire ad essere più vicini alle persone, alle loro esigenze e alle loro difficoltà. La strada è in salita, ma abbiamo tanta voglia di dare il nostro contributo e di migliorare su questo aspetto. Mezzi e tecnologia a cui il sindaco auspica si aggiungano presto anche risorse umane, con il via libera della commissione ministeriale alle assunzioni di nuovi agenti della municipale. Ma era da 30 anni che si aspettavano queste tecnologie per collegare via radio macchine e moto con la centrale operativa. L'abbiamo fortemente voluto e adesso stiamo a un livello molto alto di tecnologia, di efficienza, 81 autovetture nuove, fornite di tutti i comfort di ultima generazione. Questo significa più sicurezza, perché c'è più rapidità di intervento, più efficacia, più tecnologia, più concretezza e coordinamento tra le forze in campo. Prima bisognava usare i cellulari personali, insomma diventava tutto più difficile, quindi anche le macchine nuove sono, devo dire, molto efficienti. Io l'ho vista, sono entrato anche dentro, quindi mi sembra una bella giornata per la sicurezza napoletana. Attendiamo domani un'altra giornata importante, il via libera da parte del governo per poter avere appunto le assunzioni da cominciare a fare da quest'estate. Lo dico perché un comparto di quei numeri, di quelle persone, riguardano la Polizia Municipale.